Oggi, a passato e presente, parliamo di un altro 68, quello dei paesi dell'est europeo, dei paesi comunisti. In realtà quel 68 inizia un anno prima, nel 1967. Fermenti giovanili si notano a Varsavia, in aprile, in occasione di un concerto importantissimo dei Rolling Stones. A Praga, in giugno, con un congresso degli scrittori altrettanto importante. Poi si diffonde dappertutto questo 68 dei paesi dell'est, anche se non soprattutto in Jugoslavia. Ma c'è un ma. In Polonia questo 68 riceve delle critiche che hanno larvati accenni antisemiti. Larvati diventeranno col passare del tempo sempre più potenti. Del 68 nei paesi dell'est europeo, nei paesi comunisti, parliamo oggi col professor Guido Krains e con i nostri tre giovani storici, Francesca Fanelli, Saverio Albertano, Alessia Masini. Buongiorno. Professore, la mia impressione è che nel 68 dei paesi dell'est ci sia una partenza, per così dire, lo metto fra virgolette, artistica. Concerti, riunioni letterarie, sono più colti in partenza di quanto siano gli altri, non che fossero ignoranti, ma gli altri dell'Europa occidentale, è così? I fermenti culturali sono molto forti, forse sono forti anche Occidente, ma lì certamente sono forti in Polonia dove vi è un mondo giovanile non molto lontano dal nostro, insomma sostanzialmente. Vi è in Cecoslovacchia dove i fermenti di preparazione al 68 vengono dagli studenti e dall'Unione Scrittori, dal congresso degli scrittori e in qualche modo anche dalla Jugoslavia dove ci sono fermenti della rivista Praxis, esatto. Fermenti studenti poi universitari. Un concerto dei Rolling Stones. Che occasioni sono? La mia impressione è che ovviamente essendo quelli sistemi illiberali la cultura è il luogo dove si può fare più politica e manifestare libertà che nei paesi dell'Europa occidentale dove c'è libertà d'associazione politica, è per questo? Beh, certamente Václav Havel, che torrete al dissenso, che diventerà presidente della Cecoslovacchia e altri, disse a un certo punto che loro erano quasi più importanti quando c'era il regime, quando c'era l'oppressione, perché la loro voce, la voce degli intellettuali contava. Quando non c'è l'oppressione, la voce conta meno. Certamente i fermenti culturali sono interessantissimi, soprattutto in luoghi come la Cecoslovacchia, dove l'uscita dallo stalinismo era stata molto lenta e si dovette aspettare il 63 per sdoganare Kafka. E il presidente dell'Unione degli scrittori della Primavera di Praga, Gostyuk, era quello che organizza un convegno nel nome di Kafka nel 63. Lei capisce che i fermenti, e naturalmente vi è in tutti questi paesi, soprattutto in Cecoslovacchia, dove era stato molto più lento il percorso, la pressione perché l'uscita dallo stalinismo sia reale. Sì. Le anticipo una domanda che poi le farò più volte durante la puntata di passato e presente su che fine faranno poi gli studenti, i leader di questi movimenti studenteschi, non mi rispondo adesso, ma volta a volta glielo chiederò. Negli anni successivi diventeranno importanti? Posso dire solo una cosa? Una minima però. Che se, per la storia successiva dell'Europa, il 68 della Cecoslovacchia e Polonia è molto più importante del maggio francese. Questo del 68 è verissimo. Intanto allora entriamo nel primo capitolo e vediamo quello storicamente più importante, anche se non è il primo, il 68 degli studenti cecoslovacchi e la Primavera di Praga. Il 68 dei giovani cecoslovacchi comincia già nel 1964. È il primo maggio. Gli studenti universitari scendono per le strade al grido di libertà e chiedono di accelerare il processo di destalinizzazione che in Cecoslovacchia ha avuto tempi più lunghi che altrove. Giugno 1967. Il congresso degli scrittori chiede la fine della censura e una maggiore libertà di espressione. Per tutta risposta, il regime di Praga chiude la rivista degli scrittori. In autunno sono ancora gli studenti a scendere in piazza. Protestano contro le carenze delle strutture universitarie, proprio come in molti atenei dell'Occidente. La polizia
reagisce in modo brutale. Gennaio 1968. Aleksandr Dubček diventa il nuovo segretario del Partito Comunista. Avvia il suo processo riformatore e gli studenti sono con lui. Dubček non ha volontà eversive. La primavera di Praga si propone di costruire un socialismo dal volto umano. Vuole limitare il peso del partito e dare più voce alla società civile. Così, tra i primissimi provvedimenti del nuovo corso, c'è proprio l'abolizione della censura, chiesta a gran voce da studenti e intellettuali. Ma il suo tentativo si interrompe bruscamente in estate. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto, le truppe del Patto di Varsavia varcano la frontiera cecoslovacca. Già dalle prime ore del mattino, Praga è una città occupata. La gente non si spaventa dei carri armati. Scende in strada per manifestare in modo pacifico. E gli studenti sono ancora in prima linea. Parlano con i militari sovietici, cercano di convincerli delle loro ragioni. Inutilmente. 16 gennaio 1969. A 5 mesi dall'intervento sovietico, il gesto di protesta più estremo lo compie un giovane studente di filosofia, Ian Palach, che a piazza San Venceslao si cosparge di benzina e si dà fuoco, alla maniera dei monaci buddisti in Vietnam. Il suo funerale, a cui partecipano 600.000 persone, diventa anche l'ultima grande manifestazione contro l'occupazione sovietica. Pongo innanzitutto una questione di metodo a tutti. Lasciamo da parte l'invasione sovietica, tutte quelle storie. Dedicheremo magari una puntata apposta di passato e presente, perché è stato un avvenimento così particolare, quindi merita. Restiamo al 68 nei paesi dell'est e partiamo dalla fine. Il suicidio di Jan Palach, che si dà fuoco. Francesca Fanelli, sbaglio, non è stato il primo che si è dato fuoco, Jan Palach, lì? No, in effetti non è stato il primo, solo che Jan Palach ha avuto molta più risonanza di questo altro fatto avvenuto 4 mesi prima, l'8 settembre del 68. E infatti il primo... Dove? A Varsavia. Nello stadio Bologna, di Varsavia, quindi. Sì, esatto, dove un impiegato di 59 anni si diede fuoco proprio per manifestare contro l'invasione cecoslovacca e scelse una giornata molto particolare, perché in quel giorno c'era una ricorrenza alla festa del raccolto e c'erano migliaia di persone adunate in quel luogo, compresi anche i dirigenti. E perché non divenne famoso come Jan Palach? Perché la stampa sovietica ovviamente riuscì a mascherare il fatto e si svalutò anche proprio il fatto in sé. E Jan Palach invece perché divenne così famoso? Beh, Jan Palach era difficile fermarlo, fu un gesto straordinario in un momento di straordinaria effervescenza. Tenga conto che non so darle una risposta, le posso dare, sì, alcuni, certo, elementi. Noi in Bologna solo per... il 68 degli studenti e dei docenti universitari fu stroncato ferocemente ed era isolato. In Cecoslovacchia era un intero paese. Lei diceva prima il ruolo degli intellettuali. Lei tenga conto, per capire il coinvolgimento, le faccio due esempi. Il, sì, settimanale degli scrittori in quei mesi vende 300.000 copie, 300.000 copie a numero. Pazzesco. Il Pensi, la televisione guidata da Giri Pelican, che sarà un dissidente esule e così molto via, sarà straordinaria. Le faccio anche qui solo un esempio: una trasmissione in cui sono messi a contatto un brutale rozzo carceriere stalinista degli anni 50 e l'intellettuale che era stato incarcerato da lui. Si può immaginare l'impatto di trasmissioni come queste. Ci sono dei libri che proprio raccontano l'entusiasmo di una città che scopre se stessa, scopre la speranza e così via. Fu questa cosa straordinaria. E Palach fu un gesto di disperazione che in qualche modo si rivolgeva a tutto questo. 600.000 persone, è difficile nasconderlo anche per i giornali sovietici, però ne parliamo dopo. Alessia Masini.
Sì, vorrei sottolineare l'aspetto che diceva prima sulla televisione, perché secondo me è molto importante. La Primavera di Praga appartiene agli studenti, agli intellettuali, agli artisti, però c'è stato un altro protagonista che è appunto la TV, nel processo di cambiamento negli anni 60 della Cecoslovacchia, perché ha aiutato ad amplificare le parole e le immagini delle proteste di riforma del comunismo. Ed è per questo stesso motivo che poi nel processo di normalizzazione successivo alla Primavera di Praga poi le autorità del Partito Comunista Cecoslovacco si sono poi ossessionate sul controllo dei media. Sì, il 68 cecoslovacco, a differenza di quel che avviene in Polonia e Jugoslavia, coinvolge anche gli operai. Gli operai sono molto importanti, più lenti nell'entrare in gioco, più diffidenti di fronte a innovazioni che significavano nelle fabbriche, le riforme significavano in qualche modo delle forme di liberalizzazione, quindi incentivi individuali, eccetera. Quindi si trattava di rompere un cliché precedente, diciamo. Ma poi partecipano con convinzione, i consigli operai ci sono, il congresso il giorno dopo l'invasione, il congresso clandestino del Partito Comunista Cecoslovacco si tiene in una grande fabbrica di Praga. Insomma, c'è questo coinvolgimento. C'è la saldatura fra studenti e operai, lì avviene prima di quanto avvenga nell'Europa occidentale. Beh, nel maggio francese qualcosa c'è. Sì, nel maggio francese però, c'è. Però, per esempio, in Italia arriva nel 69. Beh, no, comincia, lei tenga conto che la Fiat inizia a scioperare nel 68, nell'aprile del 68, dopo molti anni, grazie a picchetti studenteschi. Nel 68 c'è la prima, c'è Valdagno. Gli scioperi di Valdagno, quindi gli studenti contano poco, arrivano diciamo dopo, ma si mitizzò una presenza, anzi la stampa conservatrice esagerò il ruolo degli studenti come agitprop, invece non era vero, insomma, però già nel 68 verissimo. In Italia c'è questo elemento. Qui entriamo adesso nel secondo capitolo, che è quello dell'altro 68, quello degli studenti polacchi. Negli anni 60 le suggestioni della cultura occidentale raggiungono con una certa facilità i giovani polacchi, che possono ascoltare i Beatles, guardare i film di Fellini, leggere i libri di Salinger. Insomma, Varsavia non è la swinging London, ma è facile vedere in giro capelloni e minigonne. Aprile 1967. Nella capitale polacca arrivano i Rolling Stones. La sala dove devono suonare non riesce a contenere le migliaia di giovani che sono lì per l'evento. Così scoppiano disordini e tafferugli tra i giovani e la polizia. Un'anticipazione di quello che accadrà di lì a poco. Nei primi mesi del 1968 viene messo in scena al Teatro di Varsavia il dramma ottocentesco Gli avi di Adam Mickiewicz. Ci sono applausi a scena aperta nei passaggi in cui si parla del dominio russo sulla Polonia. Così il governo decide di interrompere le rappresentazioni. Gli studenti universitari organizzano una protesta, subito repressa dalla polizia. Le contestazioni si allargano anche ad altre città, mentre si comincia a sentire il vento della primavera che arriva da Praga, con gli studenti che gridano «I polacchi aspettano il loro Duček». 8 marzo 1968. Viene organizzata a Varsavia una grande manifestazione. Gli scontri sono durissimi e la repressione è brutale. Soprattutto nelle università, centro della protesta, dove molti studenti e professori vengono espulsi o arrestati. Ma soprattutto si scatena una campagna propagandistica orchestrata dal regime che riconduce le contestazioni a un complotto sionista. Alcuni oppositori sono di origine ebraica e questo argomento viene utilizzato per far leva sull'antisemitismo strisciante nella società polacca. Presto, quella contro l'ebreo diventa una vera caccia alle streghe. L'anziano segretario del partito, Władysław Gomułka, indice un comizio nella più grande sala di Varsavia, teletrasmesso in tutto il paese. Nel suo appassionato discorso, Gomułka divide gli ebrei in tre categorie. Coloro che sono fedeli alla Polonia e possono restare nel paese, coloro che sono fedeli a Israele e sono liberi di andarsene, e infine coloro che hanno una doppia identità e debbono optare per una sola. Il risultato di questa campagna è che circa 13.000 ebrei sono costretti all'esilio perché perseguitati e privati del lavoro.
docenti universitari, professionisti, scrittori. Una larga fetta dell'intelligenza polacca abbandona il paese, lasciandolo privo delle sue risorse più qualificate. Saverio Albertano. Sì, questi sono i fatti che passeranno alla storia come l'antisemitismo senza ebrei, data la minuscola presenza di ebrei nella Polonia. Ma non bisogna, bisogna tenere presente che sono repressioni volte non solo a epurare ambienti universitari, ma anche quell'area riformista all'interno del partito, quella degli ex paluisti. Se poi mi è permesso una piccola parola su universitari intellettuali che verranno costretti o sceglieranno la via dell'esilio, che sono personalità di fama internazionale e che porranno nelle loro critiche l'accento sul desiderio di raggiungere una società multiforme, non più appiattita sul primato di classe, non giustificabile, date il progredire dei modelli e dei sistemi di produzione. Tipo Francesca Fanelli? Beh, fra questi intellettuali sicuramente è doveroso ricordare uno tra i più grandi, Sigmund Bauman, che appunto nel 68 dovette lasciare la cattedra di sociologia generale che aveva ricevuto nel 64 e dovette appunto abbandonare Varsavia per poi rifugiarsi in Israele, ma quella non fu la prima epurazione che subì. Già nel 53 dovette abbandonare la carriera militare e infatti l'anno seguente rientrò nell'Accademia. Per nostra fortuna, perché è diventato uno dei pensatori più importanti del Novecento. Professore, una serie di domande che nascono dalle sollecitazioni di Saverio Albertano e Francesca Fanelli. Prima, perché questa esplosione di antisemitismo da parte delle autorità polacche? Che c'entra il 68, gli studenti e il vecchio antisemitismo polacco, mi dirà. Ma no, c'è il vecchio antisemitismo polacco, però c'è chi decide di farvi leva. C'è sullo sfondo, ci sarà qualche eco anche in Cecoslovacchia, c'è lo sfondo la guerra arabo-israeliana sì. del 1967, in cui l'Unione Sovietica e i paesi satelliti diciamo, sono decisamente contro Israele a favore degli arabi. Filo arabi. C'è uno scontro interno al partito comunista polacco, in cui Gomułka non è più solido, non è più molto solido, allora c'è un'ala che fa capo al ministro dell'interno, il generale Mokhtar, e sono detti i partigiani, insomma, che erano molto nazionalisti e così via. Quindi tutto questo e naturalmente l'antisemitismo polacco, perché riprendendo una cosa che lei diceva, è impressionante come la cosa non riguardò solo i studenti e gli intellettuali docenti che li sostenevano. A me ha molto colpito la memoria, il dibattito che è stato raccolto da Golkon, fra l'altro un libro molto bello di qualche anno fa, di Marek Edelman, uno degli eroi della rivolta al ghetto, l'unico sopravvissuto, che era medico nell'ospedale militare di Lodz. Un giorno entra in ospedale e il portiere lo ferma e dice: no, qui gli ebrei non lavorano più. Succede proteste, naturalmente alla fine è assunto in un altro ospedale, la moglie e le figlie decidono di andare in Francia, lui dice: no, io, nessuno deve decidere dove. Per essere, per completezza, bisogna dire due cose. Per fortuna che c'erano i trotskisti all'epoca. I trotskisti erano dissidenti antisovietici sparpagliati in tutti i paesi europei, forti anche in Polonia, tant'è che una casa editrice italiana, la Samonè Savelli, che aveva legami con i trotskisti, pubblicò un libro di Kuren e Modzelewski che fece conoscere questo dissenso polacco in anticipo. Quindi un grazie postumo ai trotskisti, che avevano questa mania, diciamo questo uzzolo di criticare l'Unione Sovietica e i sistemi sovietici, e facevano conoscere queste cose. Però la prima quindi è un complimento, la seconda è una critica. Trotskisti a parte, silenzio su queste cose. Silenzio assoluto, fra l'altro, per dire queste influenze in questi paesi, anche altri, uno dei protagonisti principali del 68 stesso, Michnik, era molto legato sia a Kuro che a Modzelewski. E lui stesso dice: io semmai ero un po' trotskista, non ero, mi ero del sionista, ma io col sionismo non c'entravo niente, semmai c'entravo in qualche modo col trotskismo. Beh, vede, lì in qualche modo Bauman è stato diciamo lucidissimo nel riflettere sia su quel periodo. Devo dire che Bauman pubblicò nel 1969 in Italia
con Bompiani, una grande casa editrice, e rimase totalmente ignorato, o comunque non lasciò molti segni, una splendida antologia, una splendida introduzione sua, Contestazione a Varsavia, in cui c'erano sia i documenti degli studenti e uno bellissimo, Non c'è pane senza libertà, rivolto agli operai. Lo ricordo perfettamente, ma adesso entriamo nel terzo 68, quello a Belgrado, nella Jugoslavia di Josip Tito. Anche in Jugoslavia soffia il vento della protesta. Per gli studenti dell'Università di Belgrado, il 68 arriva a giugno. Gli studenti delle manifestazioni di giugno erano quasi tutti qui, a costruire la fine dell'autostrada Zagabria-Belgrado. Questa al lavoro è la Brigata Che Guevara. Ci siamo mossi perché abbiamo creduto di poter cambiare qualcosa in questa società. Noi abbiamo manifestato per ottenere dei miglioramenti e delle riforme. Che facoltà frequenta? Facoltà di filosofia, sezione sociologia. Dalle dimostrazioni sono uscite delle richieste specifiche. E prima di tutto il miglioramento delle condizioni materiali degli studenti, che non erano molto buone. Gli studenti sventolano bandiere rosse e agitano i ritratti di Tito, Lenin e Che Guevara. Si dichiarano socialisti e chiedono maggiore giustizia sociale rispetto a quella che il regime sembra in grado di garantire. Abbiamo denunciato alcuni problemi sociali, insomma certi fenomeni non socialisti che si vedono in giro. Quali problemi negativi? L'arricchimento ingiustificato di certi strati della nostra società. Il maresciallo Tito va in TV e dà ragione agli studenti, ma chiede loro di interrompere le proteste. I giovani sono euforici, pensano di aver vinto. Abbiamo fatto delle richieste e mi pare che sono state quasi tutte accettate. Ma il loro 68, di fatto, si chiude proprio quel giorno. Alessia Masini. Sì, vorrei soffermarmi sul concetto di giovane e di generazione che nei paesi dell'est veniva ostacolato anche perché implicava l'idea di un giovane al di là dell'operaio. La differenza invece di Tito è che in questo paese invece lui cerca degli strumenti di dialogo e di costruzione del consenso. Io mi ricordo un caso molto interessante che è quella di una casa discografica che si chiama Jugoton, proprio una casa discografica di Stato che addirittura produrrà molti gruppi giovanili, tra cui anche i gruppi punk degli anni 70. Mi permetta, professore, di fare una domanda più brutale di come gliel'ha messa Alessia Masini. Ma quello 68 jugoslavo, siamo sicuri che sia un 68 come quello degli altri paesi o un 68 di regime in qualche modo, anche alla luce delle cose che ha detto adesso Alessia Masini, orchestrato, pilotato dall'alto e che si chiude quando Tito fa quell'appello a rientrare nei ranghi del regime? No, per certi versi è ancora più complesso, cioè nel senso che i giovani chiedono, come altrove, libertà, una vera autogestione e credono realmente in Tito. E Tito li tradisce direttamente, un po' li usa contro la parte conservatrice del partito. Ma vedi, quello che a me ha colpito del socialismo del 68, di quell'anno, 1968, in Jugoslavia, è che nel 1968 in Jugoslavia lei vede cose molto simili a quelle dell'Occidente, per certi versi. Le bandiere rosse, Che Guevara, Lenin e Marx, gli studenti battezzano. Però mi ha colpito che c'è bandiere, Lenin, Che Guevara, Tito. C'è perché è comunque un riferimento, è un riferimento carismatico. Mi faccia concludere che poi li tratterò molto male questi studenti. No, porrò un problema. Contemporaneamente in quel 1968 in Jugoslavia, l'anno finisce con gli studenti di Pristina, del Kosovo, con agitazioni esplicitamente nazionaliste. Inizia a emergere in quell'anno anche il nazionalismo croato. Quegli stessi, a me ha molto colpito un'inchiesta che è stata fatta due anni prima, fra gli stessi studenti dell'Università di Belgrado che proclamano l'Università russa Karras, gli stessi studenti, non i primi. Bene, la metà almeno di essi non vorrebbe avere a che fare con i croati e non si sognerebbe mai di avere matrimoni misti, per misti intendono. Ecco, lei vede come dentro la Jugoslavia ci sono tante tendenze, ci sono già alcune tendenze, non coincidono col 68. In quel 1968 a mettersi in guardia da letture unilaterali della storia. Ci sono tutti questi elementi, perfino saranno più gli studenti di campagna che non vogliono i croati, mentre a Belgrado ci sono più matrimoni misti con croati. Quello che vuole, ma la metà che è contro i matrimoni misti, intendendosi croati, per matrimoni misti intendendosi. Mi ha convinto, mi ricredo e
diciamo sempre da storico, approviamo anche il 68 jugoslavo, no, perché ha avuto una sua importanza. Sì, ci interroghiamo. Adesso entriamo però nel terzo, più complicato capitolo, che è quello di come gli studenti occidentali leggono il 68 nei paesi dell'est. Le proteste dei giovani nei paesi dell'Europa socialista lasciano tiepidi i coetanei del movimento studentesco occidentale. Il 68 è animato da una febbre rivoluzionaria e i nemici da combattere sono il capitalismo e l'imperialismo americano. Nelle manifestazioni di Parigi, Roma o Londra si gridano slogan per il Vietnam e per Cuba, non per abolire la censura a Praga o a Varsavia. Chi mostra più attenzione per i fermenti giovanili oltre Cortina è Rudi Dutschke, il leader del 68 tedesco, che decide di andare a Praga. Stanno portando avanti una lotta molto difficile. Devono lottare su due fronti. Da una parte contro il dogmatismo, contro lo stalinismo. Dall'altra devono evitare l'ideologia borghese del passato. In che cosa gli studenti di Praga sono diversi da voi? Abbiamo in comune la lotta contro l'autorità, la rivoluzione antiburocratica. Ma è diversa la situazione sociale. Noi dobbiamo infrangere il capitale, mentre essi devono sopprimere una parte della macchina del partito. Rudi Dutschke opera in condizioni molto diverse dalle nostre. Come si fa a spiegare ai nostri studenti che il benessere corrompe, che dietro il consumo sta il diavolo? Sarà anche vero. Ma noi la fase consumistica della società dobbiamo prima raggiungerla e viverla. Poi potremo anche rinnegarla. Nonostante la buona volontà di Dutschke, i due mondi rimangono distanti. I movimenti del 68 non hanno simpatia per il regime sovietico, ma il blocco socialista rimane pur sempre un baluardo contro il capitalismo. E il vento di protesta che viene dall'est ha un pericoloso sapore revisionista che lascia diffidente e dubbiosa la sinistra giovanile in Occidente. L'Italia non fa eccezione. La casa editrice Savelli, vetrina culturale del movimento, pubblica un libro sulla primavera di Praga, ma sente al contempo la necessità di prendere le distanze dal testo e dal suo autore. Nelle riviste della sinistra giovanile, l'invasione sovietica è condannata, ma l'esperienza di Dubček viene definita un'uscita dal campo rivoluzionario. Lo stesso accade con gli intellettuali. Lo Stato Maggiore del Cinema Italiano a settembre occupa la Mostra di Venezia. I registi consumano un proprio 68 e vogliono dare alla manifestazione un carattere militante. Ma in quel contesto, ricorda Liliana Cavani, nemmeno una parola viene pronunciata per Praga, invasa solo pochi giorni prima dai carri armati sovietici. Professore, abbiamo messo i piedi nel piatto. Non c'è dubbio. Tutti i movimenti del 68, in particolare quelli italiani, mostrano una notevole confusione di idee. Questo c'è anche un precedente, anche un momento in cui nel 67, quando gli intellettuali cecoslovacchi avevano bisogno assoluto di sostegno, perché dopo il congresso degli scrittori furono brutalmente repressi, sì, ci fu un appello che l'Espresso pubblicò anche in Italia, insomma gli intellettuali occidentali, che diceva loro: beh, voi vi battete giustamente contro l'imperialismo americano, eccetera, però posate lo sguardo anche là dove ponete le vostre speranze, protestate anche contro le mancanze di libertà. Le risposte furono raggelanti. Peter Weiss fece la lezione, un grande intellettuale, allora autore teatrale, andava in onda allora, in scena allora, un suo bellissimo dramma sull'istruttoria, sì, sul processo di Francoforte. Quasi dice: io non posso credere che sia vero, non posso, ma anche altre forme precedenti. E nel 68 questo avviene. Questo è un nodo molto pesante. E senza fare i conti con questo nodo non andiamo molto lontano. È uno, fra l'altro, in realtà è l'insieme dei movimenti studenteschi, con l'eccezione di Dutschke, ma l'eccezione, che andò, è l'unico leader studentesco che va a Praga per capire. Ma Dutschke, c'è una ragione
di questa eccezione. Duce, che era cresciuto nella Germania comunista, fugge dalla sapeva di cosa si trattava, fugge nella Germania occidentale proprio poco prima del crollo del muro. E finché c'è Duce, diciamo, la posizione della sua organizzazione è di apertura. Quindi è implicito in quello che lei dice che Rudi Duce a parte, gli altri sapevano poco, avevano delle idee molto approssimative, ma non conoscevano bene il dramma che vivevano i loro coetanei nei paesi dell'est. Alessia Masini. Sì, volevo ricollegarmi un secondo a questo aspetto dell'interazione tra est e ovest. Sì, sono convinta in realtà che dopo il maggio francese, quindi quando i giovani si spostano a Parigi come meta, no, politica, Praga poi diventa la meta di viaggio dei giovani europei. Quindi io credo che il 68 da un certo punto di vista rappresenti un po' un momento significativo nella storia dell'integrazione europea, cioè i giovani alla ricerca di altri giovani nei paesi dell'est, la cultura del viaggio crea, diciamo, una forma di comunità e cooperazione europea. Certo è che l'invasione, la rottura di quel circuito fu pesante, certo è che ha ragione Mieli che l'insensibilità dei movimenti studenteschi dell'Occidente fu forte. Per quali ragioni? Okay. In primo luogo, dei movimenti studenteschi dell'Occidente nel giro di pochi mesi sta prevalendo l'ideologia marxista. In qualche modo quella causa sembra una causa lontana, un po' si capiva bene dal dibattito anche con Duce, con la studentessa. Gli studenti dell'Est chiedono libertà e democrazia, in sostanza. Per gli studenti dell'Occidente la libertà è data per scontata. La democrazia, la democrazia occidentale è criticata. Il libro Clou del 68 occidentale, L'uomo ha una dimensione, di Marcuse, comincia dicendo: una confortevole, levicata, democratica non libertà vige nelle società industriali avanzate. Quindi l'atteggiamento è: però state attenti che la democrazia, state attenti ai consumi perché vi rovineranno, state attenti alla democrazia perché la democrazia pluralistica può portare a regime autoritario. Per cui chi chiede la democrazia è guardato come uno che chiede, ha un obiettivo arretrato, un obiettivo... Sì, guardi che fu straordinario e isolato l'intervento, allarghiamoci anche oltre l'Europa, c'era una prestigiosa rivista, la Monthly Review, in cui Leo Huberman, uno dei due fondatori, fa un articolo bellissimo rivolto proprio a questa insensibilità, in cui dice: ma che cosa c'è di delittuoso in questo? I cecoslovacchi volevano libertà di stampa, vengono da anni terribili di stalinismo, cioè, cosa c'è di delittuoso? Provate voi a vivere. E c'è un ultimo aspetto, secondo me, c'è un secondo aspetto, e questo ha ragione Kundera: voi non ci considerate Europa, dice negli anni 80. Alt la ferma, Saverio Albertano. Che dice Kundera? Questa sostanziale divisione è praticamente spiegata da una sua frase: l'Unione Sovietica ci ha preso in ostaggio e l'Europa ci ha abbandonato. E la chiave di lettura di Ilan questo... Kundera, l'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere, uno degli autori più importanti della seconda metà del Novecento al mondo, è il protagonista di queste cose che sta dicendo Saverio Albertano. Sì, questo 68 che appare lontano, ed è la storica Anna Bravo che mette in evidenza come effettivamente l'esperimento di Praga fosse per i gruppi del 68 troppo riformista, ed è forse importante comprendere anche il ritardo del Partito Comunista Italiano per prendere in eredità questa bandiera e limitarsi a una critica formale. Ci vorranno quasi 13 anni affinché Berlinguer dichiarasse che la spinta propulsiva dell'Est effettivamente venne a esaurirsi. Sia chiaro, ho letto anch'io quel saggio di Anna Bravo, lei lo dice in modo critico, sì. Ipercritico. E adesso vediamo il nostro filmato come reagisce il Partito Comunista Italiano di fronte alla reazione sovietica al 68 di Praga. Quando i carri armati entrano a Praga, il Partito Comunista Italiano esprime la sua condanna per l'invasione sovietica. Ma quando pochi mesi dopo Dubček viene destituito, il PC non ha nulla da obiettare e accetta la normalizzazione imposta da Mosca. Il Manifesto, mensile nato dall'ala sinistra del PC, pubblica l'articolo «Praga è sola», dove denuncia l'oblio in cui è caduta la realtà cecoslovacca e invita il partito a prendere le distanze dalla dirigenza sovietica. Per tutta risposta, il gruppo del Manifesto viene espulso dal Partito Comunista. La nostra proposta è che il Comitato Centrale
e la Commissione Centrale di Controllo procedano alla radiazione dal partito dei compagni Rossanda, Pintor, Natoli. L'iniziativa del manifesto, le posizioni che ha sostenuto e i fini che ripetutamente sono stati dichiarati per ciò che riguarda la struttura, il regime interno e i modi di direzione del partito ha determinato un fatto di natura frazionistica. Eh sì, perché il manifesto, il gruppo Il Manifesto viene espulso perché unico, dentro, quasi unico dentro il Partito Comunista, con quell'editoriale alla rivista Praga e Sola, si fa carico delle cose di cui prima parlava il professor Krainz. Come mai lì si crea, avrà visto insieme ai signori del manifesto Pietro Ingrao, e si crea una cosa curiosa dentro il Partito Comunista Italiano, che gli ingraiani, che sono più estremisti, sono i più sensibili a queste tematiche, tant'è vero che Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Lucio Magri, Luciano Castellini, insomma tutti gli espulsi sono ingraiani. I seguaci di Amendola, il più, Giorgio Amendola, il più europeistico, fanno scena muta di fronte... Fanno peggio che scena muta, cioè nel senso la contraddizione di Amendola, guardi, i verbali della direzione del Partito Comunista sono interessantissimi. Amendola è riformatore liberal in Italia, nel dibattito internazionale lui è... spinge perché non si rompa con l'Unione Sovietica. Nei momenti più drammatici dice non bisogna scinderci dai compagni francesi, che sono i più stalinisti di tutti. E per non buttarla in politica e citare i tempi attuali, non nominerò i seguaci di Amendola, fra i quali ce ne sono di ancora viventi, ma su questa annotazione curiosa chiudiamo la puntata e passiamo alla tradizionale richiesta di libri al professor Guido Krainz. Però prima devo fare un'avvertenza. Lui non lo direbbe mai, perché è una persona di grandissima eleganza, di grandissimo stile, ma il saggio più compiuto su il 68 e i paesi dell'est l'ha scritto lui. È un saggio che io ho letto e riletto, e quindi la obbligo, la costringo, pena frustate, a dire titolo ed editore anche di questo libro. Titolo, autore, editore ed autore? No, non lo deve dire. No, oltre a me ci sono Collar, Anna Bravo. A proposito, il saggio che Rode citava Goldcorn. Prima di Anna Bravo è tratto, credo, proprio da questo assieme libro. Assieme a quelli di Goldcorn e Collar. Il titolo è Il 68 sequestrato, Europa, Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni, l'editore è Donzelli. Altri libri? Altri libri, beh, senz'altro non l'abbiamo citato, ma Angelo Maria Ripellino, L'ora di Praga, sono gli articoli che scriveva sull'Espresso, ripubblicati, ampliati per le lettere. Il libro che abbiamo citato, Contestazione a Varsavia, con l'introduzione di Bauman, è un bellissimo romanzo di Kundera, Il libro del riso e dell'oblio, che è proprio al 68 e le radici del 68 di Praga rinvia. Grazie al professor Guido Krainz, grazie anche per il libro che ha scritto. Grazie a Francesca Fanelli, Saverio Albertano, Alessia Masini e passo alle conclusioni. Guido Krainz ha detto parole sacrosante sui silenzi, gli eccessivi silenzi dell'intera sinistra italiana e anche del Partito Comunista Italiano su quel che avveniva nel 68 nei vari paesi dell'est europeo. Però qui dobbiamo riconoscere c'è un'eccezione. Cesare Luporini, un filosofo ma anche un dirigente del Partito Comunista Italiano, lui la sua voce la levò. C'è un suo intervento su Rinascita del 26 aprile 1968 in cui Luparini in modo esplicito protesta per l'allontanamento dall'università di professori del calibro di Zygmunt Bauman, Lester Kolakowski e molti altri dello stesso spessore. Ma non solo questo, perché Luporini fece anche una maliziosa osservazione. Si domandò, ma come mai sull'Unità, che era l'organo del Partito Comunista, non leggo niente su questi movimenti nell'est europeo?
lì per lì passò quasi inosservata, ma oggi rimane l'unica testimonianza, quella di Luporini, di qualcuno che almeno un dubbio su quello che si stava muovendo nei paesi dell'est europeo se lo fece venire.